Salve a tutti amici di YouTube. Oggi faremo il video con la nostra Rex Input RL12X. E laveremo il tovagliato, vedete? Tovagliato e strofinacci. Iniziamo a caricare il tamburo. Sono già tutti ben aperti perché l'ho preparati prima, ovviamente. Ecco qua, anche gli strofinacci. Non farò la fase d'ammollo. Oggi voglio fare un'altra opzione, cioè un'altra operazione. Cioè faremo una bella bollitura, 90 gradi. Non ho pretrattato niente, quindi sarà tutto un lavaggio veramente puntato sull'azione dei saponi, dei detersivo e comunque anche la candeggina che userò, ovviamente. Magari non so se ci starà tutto, però intanto cerchiamo di mettere il più possibile, poi se rimane fuori qualcosa, pazienza. Sai, teniamo conto che questi sono 5 kg reali. Ecco qua, bel carico. Ci sarebbero ancora due tovaglie, ma non le carico, lasciamo stare così, non sono importantissime, quindi le posso lavare in un altro seguente lavaggio. Bene, chiudiamo il nostro blò e Eccoci poi qua, ci siamo prepariamo sempre per qua. lì. Allora, arriviamo invece alla nostra preparazione. Allora, facciamo una luce anche più corta, che almeno riusciamo a vedere anche in alto. Bene. Benissimo, allora accendiamo la lavabiancheria, impostiamo cotoni bianchi 90 gradi, 1200 giri, facciamo 3 sciacqua, sono 3 ore e 6 minuti. Difficile, quando inserisco difficile mi fa il prelavaggio la macchina, la lavabiancheria. Questa funzionava così, non aveva il tasto a parte prelavaggio, l'avevano fatto dopo, quello successivamente. Avevano inserito il prelavaggio a parte nella RL J12 Go, che avevano, diciamo, portato delle modifiche. Cruscotto rimaneva sempre uguale. L'unica cosa che cambiava è che il tempo rimanente scalava minuto a minuto, non come questo che scala a 10 minuti e 10 minuti e a 5 minuti alla fine, nella centrifuga finale. Quello no, scalava normalmente, un tempo residuo minuto per minuto. Poi qui avevano cambiato delle funzioni, qui a parte c'era il rapido e il prelavaggio, questo tasto diventava rapido e prelavaggio, ci avevi qua la scelta. Leggero, normale, difficile erano più distanti, l'avevano distanziati.
Qui avevano tolto il cotone colorato e avevano messo praticamente in più lingerie. Avevano portato un po' di, diciamo, aggiornamenti, ecco, e l'oblò da 30 cm. Comunque, torniamo noi a questa che è la macchina originale, che è l'ibrido originale che ha dato vita poi a tutta la serie che uscì poi successivamente delle Input. Questa è la madre originale delle Input, questa qua. Comunque andiamo avanti con il nostro lavaggio. Ok, 90 gradi, perfetto. Mettiamo la nostra candeggina in pasticche per fare il prelavaggio, vedete? Metterò due pasticche perché tenete conto che una pasticca sono 5 litri d'acqua, visto che nel lavaggio, nel prelavaggio userà un livello alto, comunque più alto, ho ritenuto che due pasticche ci vogliono. Poi userò questo detersivo che vi devo dire sinceramente. Sono molto soddisfatto, lava molto bene. Lava bene, ragazzi, che vi devo dire? Infatti, quando l'ho visto, ho detto vabbè, lo prendo, lo provo, così per curiosità, per vedere se proprio. Invece, vi devo dire, ottimi risultati, veramente. Uno che lo vede così, bah, invece mi ha mai ispirato. Cioè, sono quelle cose che ispirano. Ecco, mettiamo il sapone. Ecco qua. Ecco, direi di far partire, poi aggiungerò dopo successivamente l'ammorbidente. Start. L'acqua del prelavaggio.
pensate che sia ancora no. Immaginavo. Rabocchi, rabocchi. Siamo sempre nella fase di prelavaggio.
Ecco, iniziata la fase di riscaldamento. Scusate, ho fatto una postazione più stabile. Un appoggio per la videocamera. Così non posso, non la sbarlotto più destra e manca. Pensavo facessi il livello più alto, ma non me lo ricordavo, scusate. Nell'ammollo sì, nell'ammollo fa il livello più alto. Quello me lo ricordavo, nel prelavaggio non me lo ricordavo un po' vagamente, infatti se lo faceva alto o basso. Mi sembrava di sì, però vedete, anche la mia memoria con la vecchiaia un po' ho perso. Pensate, questa macchina quando uscì la davano per classe A nei consumi energetico e classe B nel lavaggio, che invece corrisponderebbe oggi a una classe A++ regolarmente, che è una macchina del 98, ragazzi, non parliamo di una macchina di 2-3 anni fa. Questa ha le stesse caratteristiche, già all'epoca lavavano, questa macchina qua lavava già come le classi A++ di oggi, né più né meno, solo con una piccola differenza, che queste lavano veramente, erano macchine che lavavano, quelle di oggi purtroppo non lavano più. Accetto ancora dei, diciamo, i marchi top. Soprattutto i marchi tedeschi. Però scarico acqua del prelavaggio, infatti la temperatura si sente che l'acqua è a 35, insomma, 35 gradi.
Ok, siamo passati alla fase di lavaggio. Dopo lo scarico e i tre spunti della centrifuga intermedia di fine prelavaggio, passiamo al lavaggio.
è iniziata la fase di riscaldamento. Vedete che ha cambiato le rotazioni? Siamo sempre nella fase di lavaggio e mancano 2 ore e 10 al termine. Circa 2 ore e 10. E qui siamo nella fase di lavaggio. Vedete che io ho notato che questo detersivo che vi ho fatto vedere all'inizio fa veramente poca schiuma. Oltre che lava bene, quello lì sarebbe veramente il vero detersivo di una volta, originale, che diciamo è più la base, perché non ha un grandissimo aroma, un grandissimo odore, ve lo dico, però vi devo dire che dà dei buoni risultati, veramente. Già un detersivo che non fa tantissima schiuma e dà dei buoni risultati, diciamo che già un buon detersivo, non posso dire l'ottimo, però guardate, vedete la schiuma? Guardate, c'è schiuma? E vi dico che la macchina è già a una temperatura di 60 gradi, sentite? Anche più. Saremo già sui 65 gradi. E sta lavando tutto con la doppia velocità, vedete? Non era come le serie dopo che erano uscite nel 2000, che se facevi i 90 gradi o i 95 la macchina non faceva più le doppie velocità, lavava solo con la velocità lenta di imbibimento e poi con la velocità 45 giri al minuto, anzi 52 giri al minuto, scusate, voglio correggere, quindi 52 giri al minuto. Non l'ho mai capita questa, il perché dopo hanno modificato, hanno fatto un'elettronica sempre la EWM 2000, però rinnovata, diciamo la seconda serie di quell'elettronica. Questa è la prima, l'originale che vedete, e funzionava in questo modo che vedete, questo è il sistema, il jet system funziona sempre. Nella serie dopo invece no, nella fase di riscaldamento il jet system non funzionava, e in più, ripeto, se tu lavi a una temperatura di 90-95 gradi la macchina toglieva le doppie velocità, lavorava con le velocità standard.
Non l'ho mai capita. Questa sta facendo i 90 gradi e lavora con le doppie velocità. Riuscite a capire, carissimi lavatricisti e appassionati e tecnici, perché ci tenevo a riavere questa macchina qua? Al di là della vasca in acciaio, ok, va bene, ma ci tenevo in particolare per il sistema di lavaggio che aveva. Vedete che rotazione intensiva, oltre che la doppia velocità, ma c'ha delle rotazioni intensive. Siamo sempre nella fase di lavaggio. Ah, ragazzi, bollente. Non si riesce a toccare il vetro, eh? Si sente che sono i 90 gradi proprio. Non riesci a appoggiarci le mani, ti scotti proprio. Questi sono proprio i 90 gradi originali, veri. Questa è tutta la fase di lavaggio che fa, praticamente con rotazioni intense e doppia velocità, scusatemi. Stavo dicendo doppi giri, no, doppia velocità. E jet system sempre in funzione. Vedete, comunque, nonostante tutto, la temperatura a 90 gradi non sta facendo schiuma, ragazzi. Devo dire che è stata una scoperta sto detersivo. Vi ricordo che questa lavabiancheria c'ha i suoi bei 28 anni. No, scusate, non 28, perdon, i suoi bei 18 anni.
Perdonatemi l'errore, 18 anni c'ha sta macchina. Siamo nella fase di lavaggio e ha raggiunto la temperatura di 90 gradi. Allora, è stato aggiunto il prelavaggio e come opzioni super risciacquo. Il prelavaggio viene inserito col livello di sporco. Mettendo il difficile aggiunge automaticamente il prelavaggio. No, ragazzi, non si riesce a tenere la mano appoggiata, eh? Anzi, le dita. Fase di cool down.
Non vi dico, ragazzi, l'odore di bollitura che c'è per tutta la stanza e non solo. Scarico acqua di fine lavaggio, ovviamente. Non vi dico l'acqua com'era. Vi faccio vedere. 1 ora e 10. Beh, ovviamente sono 4 risciacqui che effettuerà la lavabiancheria.
centrifuga intermedia di fine lavaggio. Primo risciacquo.
Seconda fase del risciacquo. Scarico acqua del primo risciacquo e centrifuga intermedia. Thank you.
Secondo risciacquo. Seconda fase del risciacquo, del secondo risciacquo.
Scarico acqua del secondo risciacquo e centrifuga intermedia. Thank you.
Terzo risciacquo. Guardate il livello dell'acqua. Nel terzo risciacquo. E guardate l'acqua com'è pulita. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che la biancheria è sciacquata. Bene. Adesso mettiamo un po' di ammorbidente. Scarico acqua del terzo risciacquo e centrifuga intermedia.
interessa, non finisce mai più. Scusate, stavo dicendo la S non finisce mai più perché sto finendo di impostare il mix out nei vari brani nel software che gestirà la mia radio. Allora, visto che ho tutti i brani sotto la S che sto facendo, e ce ne sono parecchi con la S. Ecco perché avete sentito dire non finisce più la S. Quarto ed ultimo risciacquo con ammorbidente. Vi farò vedere il tempo rimanente, 15 minuti alla fine.
Allora ragazzi, cosa ne pensate di questo quarto ed ultimo risciacquo che questa macchina faceva, gli spin rise nell'ultimo risciacquo? Pensate che all'estero questa macchina usciva come marchio Privileg, ovviamente usciva come 1300 e 1500 giri, usciva all'epoca all'estero la 1300 giri di questa macchina e la 1500 giri, che si chiamava sempre input privileg, insomma, o i privileg input. Però per l'estero usciva con 1500 giri e 1300, per l'Italia solo questo modello, la 1200.
scarico acqua del quarto ed ultimo risciacquo. Scarico acqua del quarto ed ultimo risciacquo con ammorbidente e centrifuga finale. Thank you.
ha finito. E con questo abbiamo concluso il nostro programma di lavaggio. Ciao a tutti, ai prossimi video.